Queste immagini sono purtroppo divenute tristemente famose e Amatrice, Norcia, Visso, dallo scorso 24 agosto, appartengono ormai al nostro immaginario collettivo. I dati ci spiegano come non debbano essere considerate tanto come un'eccezione, bensì come un sintomo. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, infatti, nelle scorse ore, ha diffuso la mappa che vi mostriamo. Mappa che fotografa gli oltre 53.000 eventi sismici registrati nel 2016 dalla rete sismica nazionale in Italia e dintorni. Rispetto agli anni precedenti, il numero complessivo di terremoti è sensibilmente aumentato, con eventi più che raddoppiati rispetto al 2014 e più che triplicati rispetto al 2015. Nella maggior parte dei casi, ovvero in circa 42.000 eventi, la magnitudo è stata inferiore a 2.0. Quelli con magnitudo uguale o superiore a 2.5 nel 2016 sono quintuplicati rispetto all'anno precedente. Non solo, i sismografi hanno registrato 64 eventi di magnitudo compresa tra 4.0 e 5.0. Inoltre, sempre nel 2016, sono stati ben 10 gli eventi di magnitudo maggiore a 5.0. Non ve ne fu nessuno nel 2014 e nessuno nel 2015. Guardando la mappa si può notare come nella nostra provincia non si siano sostanzialmente avuti problemi, ma tutto attorno sì, e anche da noi le scosse sono state percepite in modo chiaro. Il 9 febbraio dell'anno scorso era stato registrato un sisma di magnitudo 2.2 della scala Richter a Asernano con epicentro a 20 km di profondità. Il 26 marzo è stata la volta di Boffalora, nell'Odigiano, con magnitudo 2.1 e epicentro a 28 km di profondità. Il 10 settembre ecco altre scosse, questa volta con epicentro nei pressi di Caravaggio, magnitudo 3.3 e profondità 31,1 km. Il 30 novembre un nuovo caso, questa volta con epicentro tra Bagnoli in Piano e Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia, magnitudo 3.7, profondità 26 km. In Italia la media giornaliera del 2014 è stata di 60 eventi sismici, scesi a 40 nel 2015, ma balzata a ben 145 nel 2016, con giorni di picco in cui si sono verificati oltre 600 terremoti. Non sono mai stati registrati danni né a persone né a cose dalle nostre parti, ma certo le scosse sono state percepite chiaramente e l'intensità dei sismi verificatisi registra una progressione purtroppo verso l'alto. Nessuna legge fisica correla ovviamente questo a un maggiore o minore rischio, ma la memoria corre inevitabilmente al 3 gennaio 1117, tra le ore 16 e le ore 17, quando un terribile sisma con epicentro Verona, corrispondente al 7° grado della scala Richter, scosse l'intera pianura padana e rase al suolo persino il Duomo di Cremona. Sono trascorsi da allora esattamente 900 anni ed è un anniversario che preferiremmo conservare nelle cronache di quell'epoca.